Grazie per essere qui. Questo ennesimo appuntamento di questa rassegna dedicata agli 80 anni del centro sperimentale, i primi 80 anni del centro sperimentale. E in questa carrellata lunga 80 anni abbiamo incontrato per ogni decennio alcuni dei protagonisti, degli ex allievi che sono poi diventati protagonisti del cinema italiano, perché parlare del centro sperimentale è anche un po' parlare del cinema italiano, dei cambiamenti, e attraverso i saggi di diploma, i film, è anche una carrellata sulla storia sociale, culturale, antropologica, i cambiamenti anche di costume, come se siete venuti più volte in questi lunedì e venerdì del centro sperimentale avete potuto notare. Oggi dedichiamo questo incontro al decennio 85-95 e abbiamo qui per parlarne Gianni Zanasi e Fausto Brizzi. Gianni Zanasi si diploma in regia nel 1992, Fausto Brizzi in regia nel 95. È andata così. No, 94. Allora, faccio anche voi la domanda che ho fatto precedentemente anche a Gaudino e alla Sandri: perché avete scelto di studiare al centro sperimentale? Gianni Zanasi, ho letto che aveva studiato filosofia a Bologna prima di venire qui a Roma, quindi come mai hai scelto di venire qua al centro sperimentale? È abbastanza semplice. Ciao a tutti, coraggio. Ho dato due esami di filosofia, poi sono passato a una scuola di teatro, per cui volevo fare dei film. Non so esattamente perché, non ho familiari che hanno questo, insomma, però credo in particolare sia stato, vediamo un po', vabbè, faccio brevissimo. Sarò breve. Tipo 16 anni, un incidente motorino, un anziano non fa il rosso, mi investe e passo, niente di grave, ma passo un fine settimana con una caviglia così su un divano guardando la TV. TV non c'era Sky, non c'era la Rai, canali, pochi canali. Io in quel fine settimana, guardando la TV, ho visto Taxi Driver, La notte di San Lorenzo e 900. Quindi ero spacciato. Poi sono andato, ho scoperto che c'era un cineclub a Bologna fantastico, che era Lumière, e ho passato 2 anni non a fare filosofia, ma dentro quel cinema. Quindi è nata in me una passione molto forte, direi un po' morbosa. E il centro sperimentale, visto che non conoscevo nessuno a Roma, non avevo possibilità di venire qua altrimenti, era l'unica concreta possibilità per venire qui a provare a fare dei film, insomma, visto che a Bologna si fanno i tortellini e a Roma si fanno i film. Non avevi quindi esperienza di cortometraggi, di scrittura? Sì, avevo già fatto un medio in 16 mm e un documentario in video. Sì. Io avevo fatto stavo studiando legge all'università e mio padre faceva l'avvocato. Ho cercato di trovare il modo migliore per dargli un dispiacere. E l'iscrizione al centro sperimentale è stata illuminata, perfetto per questo, non me l'ha perdonato tutta la vita, insomma, e anche negli ultimi anni, dopo aver fatto di diversi film, ha sempre continuato a dirmi: Fausto, sei un ragazzo intelligente, prima o poi potresti laurearti in legge e ti lascio lo studio. Cioè non si è rassegnato mai, insomma, a questa cosa. Per lui il centro sperimentale era un luogo strano di perdizione, era una specie di nightclub sulla Tuscolana, dove io andavo la mattina e mi insegnavano a fare il cinema. E in realtà l'ho fatto perché volevo fare questo, facevo dei cortometraggi bruttissimi, ho detto ci sarà qualcuno che mi insegna come migliorarli. E c'è qualcuno che ha visto il film e il mio saggio di diploma, prima o siete morti nel frattempo? Nessuno ha resistito dalle 3:30. Voi due, avete capite di cosa parlo, insomma. I film successivi, molto successivi. Va bene, no, ma insomma, più o meno questo è il motivo. Volevo imparare, insomma. E chi erano i vostri insegnanti? O meglio, al centro sperimentale avete avuto esperienze
con degli insegnanti che vi hanno segnato, guidato, con cui siete rimasti in rapporto anche dopo, cioè a livello didattico avete avuto, o umano, di scambio, avete avuto delle esperienze interessanti, per esempio, queste cose dell'insegnante nei vari periodi può essere, perché voi venite in un periodo, c'è stato Federico Rossellini negli anni 70 che è stato un momento di grande cambiamento nella scuola. Però per esempio voi avevate come presidente la Bert Müller, come mi dicevi tu prima, che tipo di rapporto avevate insomma con i vostri insegnanti? Con la Bert Müller, ottimo, non l'abbiamo mai vista. Gli insegnanti, devo dire, ho notato fin dall'inizio qualcosa di un po' strano, un po' particolare, cioè c'era quello di regia che ci diceva: state attenti ai direttori della fotografia, non capiscono un cazzo e faranno il loro film. State attenti ai montatori che non capiscono un cazzo e vi rovineranno il film. Ah, poi state attenti anche agli sceneggiatori. Ok. E poi venivo a sapere che quello di montaggio dicevo: i registi sono pazzi, non capiscono un cazzo, state attenti, dovete difendere il vostro lavoro. I direttori della fotografia dicevano: i montatori sono ciechi, i registi dei velleitari, voi dovete difendere il vostro. Cioè, era un po', non so come è Sì, andata a era per te. sette, insomma. Sì, Sì. capito? Cioè, Anche a diventava. mensa ci sedevamo per corsi, insomma, per mantenere, un po' come Lost, insomma, c'eravamo noi e gli altri, insomma, tutti gli altri La cosa corsi. che univa, l'unica cosa che univa veramente era il bar, questo devo Sì, dire, l'orario della comunque, colazione, sì. esatto. Quindi, diciamo, dovevi un po' scremare tu e capire un po' tu. Secondo me così a naso è difficile che potesse funzionare un lavoro di squadra come quello fare un film in questo modo. Quindi, così, insomma, ho passato molto tempo al bar. No, io il centro quando c'ero io, diciamo, il corso lo coordinava Valentino Orsini e poi venivano tantissimi docenti a fare dei seminari, dei piccoli periodi, delle esercitazioni. Io con due di loro poi sono rimasto in contatto negli anni, ci siamo visti, sentiti, eccetera. Sono Alessandro Dalatri e Vincenzo Cerami, che oggi non c'è più. E, diciamo, da loro poi negli anni ho imparato molto e diciamo, ci siamo incrociati diverse volte nella mia breve carriera, nella loro più lunga, diciamo. Quindi non c'erano rapporti, allora, la mia altra domanda era il rapporto con gli altri allievi degli altri settori, da quello che dici non erano, No, o collaboravate? al bar erano ottimi, chi frequentava il bar ci si trovava e insomma funzionava la relazione. Altrimenti, se qualcuno del corso prendeva un po' troppo alla lettera questo tipo di insegnamento, era difficile trovare una collaborazione, tutto qua. Sai qual è il problema del centro? È che essendo tutti principianti, invece io vorrei imparare, io sono principiante già di regia, vorrei lavorare con un direttore della fotografia esperto che mi può insegnare qualcosa, con un attore esperto. C'era sempre la guerra, dovete prendere gli attori del centro. No, io vorrei lavorare con un attore migliore o magari in età, cioè devo truccare un'attrice del centro da nonna o posso prendere un'attrice esperta di 70 anni, questo era sempre il problema del centro, che eri costretto a relazionarti e loro ovviamente pensavano lo stesso di noi, perché le inquadrature me le deve dare un regista che non è capace, eccetera. Giustamente, da un certo punto di vista, questo gioco di un po' cantarla e suonarla tra gli stessi dello stesso anno era uno dei problemi. Ma non era anche fonte di collaborazioni paritarie, del tipo collaboriamo, creiamo insieme, vediamo cosa esce fuori? Ma di solito noi litigavamo molto, per esempio, nel mio anno con il corso di sceneggiatura, insomma, poi negli anni ho fatto principalmente lo sceneggiatore nei 15 anni successivi al centro e lì ci sono anche tre miei compagni del mio corso, tra cui due sono i coreggisti del film che vi ha annoiato un paio d'ore fa, Alberto e Andrea, insomma, non avevamo grande stima degli sceneggiatori del nostro anno, si può dire ora dopo 20 anni, insomma. Si può dire, Sì, insomma, più o poi. meno finivamo per collaborare tra registi, cioè scrivendoci le cose insieme, tant'è che noi abbiamo fatto il saggio di prova insieme facendo un lungometraggio insieme in tre registi, insomma, scritto insieme e diretto insieme, e non c'eravamo molto integrati, avevamo molto fatto comunella con gli attori, perché quell'anno avevano fatto quel biennio, non so se era stato fatto anche l'anno prima, avevano fatto una cosa interessante, che il primo anno i registi facevano molte lezioni di recitazione.
erano quasi uniti i corsi, insomma, diciamo, avevamo tantissime lezioni in comune. E il secondo anno ognuno un po' faceva il suo corso e questa è stata un'esperienza interessante. E il rapporto invece, per esempio, di voi studenti del centro sperimentale con l'industria del cinema o la televisione in quegli anni, era un modo, era un canale per entrare nell'industria o era un'isola felice o infelice? Cioè, adesso non vorrei pingere il fatto che sono stato malissimo, cioè, a me è servito comunque il centro, però credo di essere capitato, magari a te è già andata meglio, ma come in un crepuscolo particolare. Cioè, era tutto molto isolato all'epoca, quindi non avevamo nessun tipo di contatto con nessun tipo di industria. E io cercavo di scattaiolare di nascosto fuori dal centro, davo il tesserino da timbrare a un mio compagno e andavo a fare il volontario su dei set veri. E dovevo farlo di nascosto perché se lo venivano a sapere venivo radiato. Il risultato era che, appunto, stando al bar, se c'erano sei registi, cioè che facevano il corso di regia, e qualcuno da lontano diceva maestro, si giravano in quattro. No, anche nel mio biennio era abbastanza scollato dall'industria, diciamo non avevamo molto modo di contattare set veri e cose del genere. A me l'anno scorso invece mi è capitato di andare al centro a insegnare regia ai ragazzi del primo anno, ho cercato come prima cosa capendo di non avere nulla da insegnargli subito perché erano molto più esperti di me di regia, insomma perché è una generazione che ovviamente è cresciuta con le riprese in tasca, insomma, e molto più bravi. Ho detto, vabbè, allora vi insegno una cosa che ancora non sapete, li ho portati sul set, cioè come gestire il set con 100 persone di troupe e non 4, insomma. Sono venuti sul set e credo che quello gli sia stato più utile, insomma, di tanta teoria. Come nascono i vostri film di diploma? Perché è una cosa particolare che i vostri da corti, cioè avete fatto dei lunghi, e voi avete fatto il lungo in tre, non so come abbia funzionato come diploma, il tuo Ci corto, poi si è. frequentiamo ancora, quindi diciamo. No, come si è andato a livello scolastico, invece il tuo corto che avete visto, Le belle prove, poi è scivolato, è diventato un film, e io vorrei chiederti. Poi Guarda, all'epoca davano un budget per ogni corto. Noi abbiamo chiesto a Caterina D'Amico, anche noi la Vermiule non l'abbiamo mai vista nel nostro biennio, sostanzialmente vedevamo Caterina D'Amico. Caterina ci ha permesso di utilizzare il budget liberamente, di metterlo in mano ai produttori del corto, che erano due allievi che si chiamano tuttora Nicola Giuliano e Francesca Cima, che sono i produttori di Paolo Sorrentino, hanno vinto un Oscar con La Grande Bellezza, eccetera, e che ci hanno aiutato a utilizzare il budget complessivo per farlo, l'hanno fatto bastare per un lungometraggio, insomma, faticosamente, diciamo, faticosamente un eufemismo, insomma, un lavoro che è durato un anno e mezzo, insomma, alla fine tra riprese, montaggio, cambi di gestione al centro, interruzioni di lavori, insomma, alla fine per arrivare alla copia finita, nel frattempo già uno di noi tre aveva cambiato lavoro quando abbiamo fatto il mix e credo che tuttora levi i cani, insomma, cioè, si era già disamorato nel corso, ah, ma fare film è così? No, allora non gliela posso fare. Un altro, Alberto, è diventato documentarista, uno dei più famosi documentaristi italiani e io ci ho messo 15 anni per tornare a fare una regia. Dicendo, mi è sembrata faticosetta questa cosa, meglio fare lo sceneggiatore. Un trauma più che un diploma. Sì, più o meno. Peraltro almeno il suo è uscito, insomma, il nostro era un film di una tale drammaticità che proprio nessuno ha voluto distribuirlo. E oggi se qualcuno lo vede e dice, ma non c'entra niente con i film che hai fatto dopo, e fatti una domanda e datti una risposta, nel senso, dopo quel trauma lì ho detto, meglio fare delle commedie che escono. Cima e Giuliani hanno moltiplicato i pani e i pesci come, perché il budget per i cortometraggi è limitatissimo, riuscire poi a fare un film di più di All'epoca non era 80 poco, perché io mi ricordo che noi in avevamo pellicola.
di pellicola. All'epoca noi avevamo, mi pare, 35 milioni a testa di lire per fare il saggio di diploma, quindi alla fine avevamo messo su 105 milioni, ma avevamo tutta la troupe gratis, ovviamente, perché erano tutti gli allievi del centro, gli studi di posto, cioè la pellicola mi sembra che ce ne davano un po' la Kodak, eccetera, quindi diciamo alla fine abbiamo fatto un lungo, insomma, faticando, ma si poteva fare. Oggi non credo ce la faremmo. No, ma in realtà diventano film soltanto se trovano Sì, un un finanziatore finanziamento. Sì. esterno, eccetera. Il tuo corto, da come nasce? Il mio E corto, poi come diventa lungometraggio, e così lo presenti. vabbè, è un po' avventuroso, cerco di farlo abbastanza breve. Ripeto, io, guarda, insomma, non per protagonismo, ma proprio è stato l'ultimo biennio sfigato. Già lui è andato meglio. Non è Po immediato. poco, poi ti racconto in privato, poco meglio, insomma. Allora, noi ci dicevano, quell'anno lì, hanno detto, boh, ci danno 100 milioni di budget a testa, si poteva girare in 35 mm, sì, però dovevi fare quello che dicevano loro, in sostanza. Quindi quell'anno lì dissero, Sciascia, dei racconti di Sciascia. Un mese dopo saltò fuori che Sciascia non aveva mai scritto racconti. Allora hanno fatto una ricerca, no, ci sono delle novelle, ci sono le novelle di Sciascia, che erano ambientate tutte negli anni 20 e 30 in Sicilia, in ambienti mafiosi. Io venivo da Vignole, provincia di Modena, negli anni 90, e quindi io, insomma, ho detto, cazzo, è un casino. Secondo me bisognava uscire da lì e presentarsi nel mondo che stava fuori con qualcosa di più possibile personale, che avesse un attrattivo, una personalità, qualcosa. E l'esercizio di stile così scolastico e così dispendioso mi sembrava fuori programma rispetto a quello che si aspettava fuori, appunto. E quindi ho provato a riadattare alcune novelle e non sono passate. Quindi alla fine ho fatto così. E mi sono presentato, ho detto, ho un'idea, voglio fare un documentario in 16 mm e vi chiedo non 100 milioni ma 40. Loro hanno pensato che avessi un esaurimento nervoso, ma per loro era un'ottima cosa, gli facevo risparmiare 60 milioni. E quindi hanno detto, ma Tanasi, sei un genio, ciao, vai, questo è un deficiente, via. Intanto avevo scritto una storia mia, completamente mia, ed era su dei ragazzini sulla Tuscolana. E io vivevo sulla Tuscolana, per cui conoscevo i posti, così. E quindi ho scritto e diretto questo cortometraggio sui 16 minuti, 20 minuti, che era tutto meno che un documentario. Alla fine ci sono tutti, insomma, i saggi, eccetera. I saggi erano queste carrellate lentissime in 35 mm, con questi attori con i baffi finti, vestiti da maresciallo, che facevano minchia, fai tu, queste cose qua. E io no, e quindi dissero, vabbè, il tuo non è cinema. Ho detto, vabbè, sfiga. Però, visto che me lo disse la Wertmüller, a me parve un bel presagio, sinceramente. Quindi mandiamo tutti gli altri ai festival delle scuole di cinema, e il tuo no. Non ci si perde mai d'animo, quindi cosa ho fatto? Mi sono fatto fare un permesso, sono andato alla fotocinema dove c'erano i negativi, sono riuscito a entrare e ho sostituito la pizza del mio corto con quello che si chiamava statico, una pizza di pellicola inesistente, e mi sono portato via il corto. E ho partecipato al Festival di Bellaria, ho vinto il Gabbiano d'Argento e 2 anni dopo sono riuscito a fare il film, facendolo con gli stessi protagonisti, perché volevo fare un film sul cambiamento, l'adolescenza, eccetera. E il film uscì, è andato a Cannes, eccetera, e quindi ho detto, centro sperimentale, fuck you. Giusto. Quindi, dato che la mia ultima domanda era, cosa è rimasto, se è rimasto qualcosa dell'esperienza dal centro, di quello che avete imparato, degli incontri che avete fatto nel vostro lavoro successivo? Tu mi hai dato la risposta. Fortifica, il centro sperimentale fortifica. No, Sì. rimangono dei rapporti, insomma, ovviamente. Ci Sì, sono delle sì, sì. persone con le quali
lavori per 2 anni, vivi per 2 anni e ci sono dei rapporti che si creano là dentro e poi in qualche modo non mi hanno più abbandonato o nella vita lavorativa o nell'amicizia, insomma, a seconda del destino, insomma, di come ci siamo incrociati. Quello rimane. Alla fine, se mi chiedi tu lo rifaresti, io lo rifarei. Sì, alla fine lo rifarei. Anch'io. E una delle cose più belle sono certe relazioni, certi rapporti che continuano per oggi. E comunque è un'esperienza che poi è anche avventurosa, no? Per cui sì, la rifarei. Va bene, grazie tante. Grazie a voi. Buonasera e buona visione con Nella Mischia. Che è il film di cui parlava, peraltro. Sì, del film che è nato dal cortometraggio di Diploma, che è andato al Festival di Cannes, Cronaca fedele di un amore al lieto fine di Gabriele Muccino, il suo Diploma, e Sintonie notturne di Massimo Martella. Grazie tanto.